Le Iene accompagnano Efebal sul suo primo set a luci rosse, ma l'avventura finisce al pronto soccorso. Primo set a luci rosse con imprevisto per Efebal. Le Iene hanno seguito la celebre transgender turca in occasione del suo debutto nel mondo dei film hard. Escort di lusso nota per le sue innumerevoli provocazioni, Efe è stata seguita nella nuova esperienza da Valeria Castellano, che si è ritrovata a documentare la disavventura al lieto fine della protagonista. Convocata in una stanza di albergo, Efebal ha condiviso la scena con la pornostar Vittoria Risi, con vari passaggi, che l'avrebbero dovuta tenere impegnata diverse ore. L'inizio è stato in discesa con le consuete foto di rito, fino all'avvio delle riprese anticipate dalle indicazioni del regista. Efebal. I problemi però sono nati quando Efebal, assai titubante, ha accettato di farsi fare un'iniezione nelle parti intime per garantire una prolungata erezione. Passati 20 minuti la trans, che in precedenza aveva già assunto un altro aiutino per via orale, ha cominciato a manifestare i primi problemi e i check sono stati interrotti. Efebal e la Iene Castellano si sono quindi recati al pronto soccorso più vicino. Mi fa talmente male che mi sta per scoppiare, ha detto l'escort, che faticava persino a camminare. La Castellano, una volta in ospedale, ha consultato i medici, che hanno riferito come il farmaco in questione debba essere prescritto a pazienti affetti da impotenza, sotto stretto controllo degli specialisti.